Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Video sui regali di Natale. Questa è la seconda parte del video che avevo fatto qualche giorno fa, lo avevo pubblicato, in cui vi davo qualche consiglio sui libri thriller, in quel caso, da regalare a Natale o da farsi regalare a Natale. Adesso invece non vi parlerò di libri thriller, ma di libri diversi, di altro genere. Parliamo di autori italiani, di autori stranieri, libri comunque, secondo me, che possono essere un'ottima idea regalo, ma che non hanno una trama avventurosa, gialla o thriller. E l'ho diviso in due questo video perché erano tanti libri e rischiava di venire fuori un video veramente lunghissimo. Il primo libro che vi volevo consigliare si intitola Bello, elegante e con la fede al dito, è di Andrea Vitali ed è un regalo adatto da fare a chi è nostalgico degli anni 60 oppure da farvi regalare se siete nostalgici degli anni 60, perché è ambientato tutto in quell'epoca storica, è ambientato sul lago di Como. Quindi potremo andare a leggere una storia d'amore con uno sfondo molto romantico che è quello del lago, ma dove non mancheranno assolutamente intrighi, bugie, tormenti, turbamenti, suspense, quindi insomma un libro che può riaccendere un po' gli animi e accontentare coloro che appunto sono nostalgici di quel periodo storico. E ce ne sono tanti, ce ne sono proprio tanti nostalgici degli anni 60, quindi secondo me è un libro azzeccato. Il secondo libro è molto molto interessante, secondo me, e si intitola Qualcosa di Chiara Gamberale. È un libro che ha all'interno degli elementi anche abbastanza legati alla fiaba, ma che ha un grande messaggio, porta con sé un grande messaggio che può far riflettere davvero su se stessi. È la storia di una principessa che vive la sua vita facendo troppo. Ride troppo, mangia troppo, dorme troppo, fa tutto troppo. Poi, quando muore sua madre, al posto del cuore lei si ritrova un buco. Quindi è spaesata, esce dal castello, comincia a vagare senza meta e incontra un cavaliere che invece, al contrario di lei, non fa niente, è sempre occupato a non fare qualcosa. L'incontro di questa principessa che fa troppo, vive troppo, e questo cavaliere che invece è sempre lì, che comunque è occupato a non fare, sarà un grande momento per entrambi di riflessione, perché entrambi riscopriranno una, il valore anche di non fare niente per qualche volta, e lui invece il valore di fare qualcosa per qualche volta. Quindi il loro incontro li porterà davvero a ritrovare poi un equilibrio. Ed è veramente un libro che secondo me davvero può far riflettere, soprattutto nella società attuale in cui abbiamo sempre tante cose da fare, non abbiamo mai tempo, siamo sempre di corsa, c'è sempre qualcosa di troppo comunque nella nostra società. E secondo me anche fermarsi un attimo può davvero aiutare, può fare davvero bene, può essere salutare. E secondo me questo libro porta appunto un elemento importante che è questa riflessione. Quindi può essere un buon regalo, soprattutto da regalare a qualcuno che magari è in grado di cogliere questi aspetti, una persona che ama riflettere sulla società, che ama riflettere sulle cose, può essere un buon regalo. Un altro libro che si può regalare a una donna che ha appena avuto un figlio o che magari un figlio ce l'ha già da tempo ma si sta chiedendo se magari ha sbagliato qualcosa è Le mamme ribelli non hanno paura di Giada Sundas. Questo libro aiuta, diciamo, a capire che per essere brave mamme non occorre essere perfette, non ci sono delle regole precise, giuste o sbagliate da seguire o da non seguire. Aiuta anche ad accettare l'imperfezione, aiuta a ridere anche dei propri sbagli, aiuta soprattutto ad accettarli e a perdonarseli, quindi a capire che se c'è stato qualche sbaglio non significa che non si è state delle brave mamme o che non si sarà delle brave mamme. Quindi questo può essere un libro che è anche descritto con dei toni molto ironici, ci sono degli elementi molto divertenti anche all'interno, che quindi insomma possono essere presi proprio con ironia, quindi secondo me può essere un regalo anche simpatico, se vogliamo, da fare a chi magari ha qualche dubbio sul suo essere mamma.
Un'altra idea regalo, soprattutto se conoscete degli adolescenti o qualcuno che magari non è adolescente ma sta cercando il suo posto nel mondo, è Eppure cadiamo felici di Enrico Galiano. È la storia di due adolescenti che non si sentono capiti, sono convinti di essere soli al mondo perché nessuno è in grado di capirli, si incontrano, si innamorano, poi lui sparisce e lascia degli indizi che soltanto lei è in grado di interpretare. Il fatto che loro riescano a capirsi li farà sentire meno soli e poi, insomma, non vi dico il finale, ma in qualche modo li aiuterà a vedere le cose da un'altra prospettiva. E questo davvero, se conoscete magari degli adolescenti o comunque qualcuno che ha bisogno un po' di ritrovare la strada perché è un momento in cui non si sente capito e si sente solo, potrebbe essere un buon regalo. Adesso passiamo a libri decisamente più strong, che sono Noi i Salvati di Georgia Hunter, spero che sia giusta la pronuncia, e l'odissea di una famiglia che è stata divisa dalla guerra. Però una famiglia divisa dalla guerra ma unita dalla speranza. È ispirato alla storia vera di questa autrice e il messaggio che il libro vuole lasciare è che anche nei momenti più bui c'è sempre una speranza alla quale aggrapparsi. Questo libro può essere adatto da regalare a chi ama i romanzi che sono ispirati ad una storia vera e soprattutto chi ama i romanzi che siano ambientati nel clima infuocato della guerra. Un altro libro che sicuramente tratta un tema difficile è La scelta di Edith, è la storia vera dell'autrice che appunto è sopravvissuta ai lager. E racconta la sua esperienza, racconta come superare i traumi del passato, un libro comunque in cui c'è tantissima empatia, un libro che in qualche modo parla dritto al cuore ed è adatto soprattutto a quelle persone che amano appunto leggere libri di questo genere, che magari stanno attraversando anche un momento difficile, non sanno come superarlo, perché all'interno di questo libro c'è anche qualche consiglio su come andare a ricucire quelle ferite del passato e guardare avanti. Quindi, insomma, può essere un regalo, adatto a questo tipo di persone. Cambiamo decisamente genere. Un altro libro che vi voglio consigliare è Il mondo di Sofia, ed è un libro che sembra essere in grado di aiutare a capire la filosofia a coloro che non l'hanno mai capita e a coloro ai quali non è mai piaciuta. Quindi mi ci metto anch'io in questa categoria di persone perché a me la filosofia non è mai piaciuta, ma sembra che questo libro sappia veramente riuscire, sappia spiegarla e sappia farla apprezzare. Quindi, insomma, se qualcuno che non ama la filosofia, che è in difficoltà con la filosofia, avesse bisogno di una mano, questo libro può essere un buon regalo. Un altro libro sui generis è La tempesta in un bicchiere, che questa volta aiuterà a capire la fisica. È un libro che all'interno ha un sacco di esperimenti che si possono fare con oggetti che abbiamo in casa, un sacco di giochi, tra virgolette giochi, perché comunque sono esperimenti di fisica, ma che vengono descritti un po' come se fossero un gioco, e quindi chi non capisce la fisica, chi magari non piace particolarmente, si può dilettare appunto con qualcosa che è in casa, provare qualcuno di questi esperimenti e non si sa mai che magari comincia ad apprezzarla. L'ultimo libro che vi voglio consigliare è Le 10 mappe che spiegano il mondo. Questo è un libro che va bene per chi vuole essere sempre informato. Quindi, se conoscete qualcuno che vive su www.ansa.it perché è sempre lì alla ricerca delle ultime notizie, sicuramente questo può essere un libro apprezzato, non tanto perché ci dia le ultime notizie, ma perché è un libro che ci spiega come va al mondo, perché va in questo modo, come potrebbe andare in futuro, insomma, è un libro comunque che parla di attualità e che attraverso intrecci politici, economici, finanziari, insomma, tutto un genere, una serie di cose che sicuramente possono essere apprezzate da chi appunto ama essere sempre informato, da chi ama l'attualità e l'informazione. Quindi questo può essere un bel regalo per queste persone. Io mi fermo, ho finito con i consigli di lettura, con i consigli sui libri da regalare a Natale. Io credo che tra questi libri ce ne siano alcuni molto leggeri, alcuni molto meno leggeri, che però secondo me ci sono persone che possono apprezzare, perché c'è comunque chi ama leggere delle cose davvero strong. E quindi se conoscete qualcuno che appunto fa parte di questa categoria di persone, potrebbe essere una buona idea regalare uno di questi libri.
Mi fermo, vi mando un bacio, vi do appuntamento al prossimo video, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e io vi do appuntamento alla prossima.